Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Sono nel momento make-up. Ho appena steso fondotinta e correttore e adesso proseguiamo con il make-up. Nel frattempo, dovete sapere che c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento. Perché di là dovete sapere che c'è Neil. Ci siamo svegliati tardissimo e... Come non è vero? Che ora ti sei svegliata? Ti ho svegliato io stamattina. Cioè, mi sono svegliata veramente. Cioè, tipo all'ora di pranzo con i gatti che imploravano cibo. Arrivo in soggiorno, Nina ancora nel mondo dei sogni. Ho cercato anche di fare piano per non svegliarti. Neil, nel frattempo, ha cercato anche di rubare una bicicletta. La sua bicicletta. Perché ha perso la chiave, vabbè. Dettagli, dettagli. Infatti avevo paura che mi chiamasse la polizia, tipo per verificare che veramente non fosse un ladro, non lo so. Comunque, quindi usciremo questo pomeriggio, oggi è sabato. Di solito non filmo di sabato, ma volevo recuperare un po' perché questa settimana non ho caricato tanti video, tipo un video soltanto mi sa, e quindi volevo un po' approfittare e aggiornarvi e portarvi magari con me e con Neil un po' in giro. Per Amsterdam. Fondotinta, ho finito quello di Dior e sto riapplicando il nudissimo di Diego Dalla Palma, che per me è fantastico. Oh, abbiamo un ospite. Allora, Quanti qui. Buonasera, capelli hai, Neil? Buonasera, quello che è. Buonasera, sì. Comunque è da specificare che io mi sono svegliato già stamattina. Specifichiamo. Non è vero. Poi ho fatto una siesta. Quando lei si è svegliata, mi ha trovato in letto, però io alla fine ero già sveglio da mo'. Sì, certo. Credono tutti, vero? Ok, vuoi raccontarci della bicicletta che hai tentato di rubare? La tua! Ci ho provato già ieri sera, a dire la verità. Poi non ero ancora tanto pratico, diciamo. Neil ha comprato su Amazon. No, veramente ha costretto me a comprare. Quindi, cioè, se qualsiasi Così non cosa li dovesse beccano. succedere a nome mio, grazie. Un kit praticamente di scassinaggio lucchetti di biciclette. La cosa più bella è che il tutorial di questo kit scassinaggio, come si Sì, chiede? Dice, non lo boh, non so. so. C'era pure un video allegato per far vedere le istruzioni. Ma anche il lucchetto E trasparente, non dimentichiamoci, eh. il bello è che questo video era la cosa più sketchy e più losca possibile. Perché c'è cioè, il tipo manco si faceva vedere in viso. No, ma succede che uno E perde la chiave, sicuramente cosa sta deve roba fare? tu l'hai Cioè, come trovata sul dark web, risolve? secondo me. No, ma effettivamente succede che qualcuno perda la chiave della bici, però potevi semplicemente farti tagliare la serratura della bici, che i No. miei amici si sono anche offerti di fare per No, te. ma dopo il problema col cavo, perché il cavo è specifico della Vabbè, bici, ti non trovi riesco un altro, a trovarlo, ti bla bla compri bla, un'altra incredibile. catena. No, Beh, vabbè. perde il valore, tutta la bici perde valore senza quel cavo. Oh mamma, non qua, la catena, è la catena? È un Sì, il cavo, è un lucchetto? Un cavo, cavo, cioè devi ok. tagliare il cavo per liberarlo. Cioè la Domattina, cosa più se bella di no. tutte è che i miei amici hanno chiesto alla polizia cosa fare in questi casi e la polizia ha consigliato, guarda, se proprio devi scassinare il lucchetto della tua stessa bici, però magari noi passiamo e ci sembri appunto un po' sospetto, forse è meglio che tu comunque lo faccia di giorno, perché se lo fai di sera sembri ancora più sospetto. Quand'è che vuole Sì, farla lì sta cosa? Di notte. ma loro non capiscono che. No, loro non capiscono, è la La polizia, polizia è non la capisce che il polizia. scansinatore deve avere una certa tranquillità. Quando di giorno c'è casino, passa la gente, ti osservano, ti guardano, Ma invece di sì, notte sei lì tranquillo, ho c'è il capito. silenzio della notte. E Sì, ma tu lì infatti. pian pianino cerchi di aprirla in qualche modo. Cioè, dici, tipo, ti concentri meglio, dici. Sì, Ho cioè, capito, però. come te che lavori qualche volta di notte, io stessa cosa devo lavorare di Ho capito, notte ma per. capisci che se passa la polizia e ti vede che stai cercando di scassinare una bici alle 2 di notte, non finisce bene? E devo veramente venirti a prendere in centrale? Faccio finta di stare male, tipo di vomitare, di aver bevuto un casino di alcol, così magari confondo la cosa Con con. 50 forcino in Ops, mano! trovate così, ah, guarda, ero qui sotto. Ti prego, Neil, ti prego. Beh, Già la provo. volta scorsa che eri qua ho dovuto chiamare la polizia perché dovete sapere che è successa una cosa. Io non penso di averne parlato di questa cosa. Vabbè, io vi lascio Praticamente che qua non so cosa. l'ultima volta che Neil è stato qua, era l'ultima volta, ma una delle ultime volte che Neil è stato qua,
mi chiama e mi dice: ah, ok, sono al supermercato, adesso ho tempo di fare la strada. Era estate, sì, era caldo, faceva caldo. Faceva caldo, non è che non c'era la Vabbè, solita pioggia. Comunque, cioè, c'era la solita pioggia, cioè, sì, ho capito. Il povero prende freddo, cose così, no? Cioè, adesso Vabbè, caldo, bene. Da notare, è importante, che era estate, però ciò non toglie che Neil mi chiama e mi dice: io ho tempo di fare la strada e guarda, sto uscendo dal supermercato, ho preso giusto, non lo so, dovevamo fare la cena, non lo so che cosa. Ho preso, va, due cose, esco dal supermercato, tempo di arrivare, sono da te. Ok, perfetto. Dopo 5 ore che gli telefonavo e non rispondeva, io ero nel panico più totale perché il tempo di era un supermercato molto strada, grande. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? No, magari si può perdere. Amsterdam è pure piccola, dall'altra parte della città arriva. No, ma che poi ma dove poi ti... è la sezione dolci, puoi immaginare. Quindi dopo 5 ore che io non riuscivo più a raggiungerlo, il telefono suonava, nessuno rispondeva, non rispondeva ai messaggi, io sono andata nel panico perché ovviamente ho pensato: ok, tempo che arrivo sarà massimo mezz'ora, cioè, ma dopo 4 ore ho iniziato seriamente a preoccuparmi. Dopo 5 ore ero completamente nel panico. Fino a quando erano passate 5 ore e mezza, 5 ore e mezza. Secondo me qua sta aggiungendo qualche oretta. No, guarda che andrò a vedere la conversazione, tu devi stare molto attento con uno scorpione, perché io vado e verifico tutto. Non è così. E dopo 5 ore e mezza io 3 e mezza massimo. Non è vero, erano più di 5 ore. Allora, prima cosa che ho fatto, vai avanti con la storia, ho dai. Chiamato mia mamma perché non sapevo che cosa fare. Mia mamma mi dice: oddio, avrò avuto un incidente, perché voi dovete sapere, piccola premessa, piccola parentesi, che Neil, tanti anni fa, quando stavamo assieme, ha avuto un incidente con la Vespa, ed era successo che appunto mi aveva chiamato per dire: sto arrivando, poi non è mai arrivato, ho dovuto chiamare l'ospedale, e fino a quando mi hanno detto sì, è ricoverato qui in rianimazione. Quindi potete immaginare che dopo quel fatto lì a me è rimasto un trauma. Fatti vedere, perché ti nascondi? A me è rimasto un trauma. No, ma con le cose statistiche, successo una volta, non succede più della ma serie. Ma effettivamente è meglio, cioè io lo spero. Non è che però mi no, però per ok, ma con te, guarda, io boh, vabbè, speriamo. Comunque, il fatto è che mi è rimasto il trauma da questa storia qua, a me. Un'esperienza veramente brutta. Comunque, quindi a me è rimasto sto trauma. Quindi, quando lui mi chiama e mi dice: sto arrivando, tempo di arrivare, dici 20 minuti, e dopo 5 ore e mezza non risponde ai messaggi, non risponde alle chiamate, è scomparso praticamente. Io cosa ho fatto allora? Prima cosa, ho chiamato l'ospedale chiedendo se ci fosse uno col suo nome ricoverato. Allora, a parte che per privacy non volevano dirmi, poi mi hanno detto: no, non c'è, stai tranquillo, ok. Poi cosa ho fatto? Ho chiamato la polizia, perché io pensavo gli fosse successo qualcosa, magari in polizia, non lo so. Quindi chiamo la polizia, quel poliziotto che mi mette in attesa, prende nome e cognome, gli dico la solo CSI, dai. Descrizione della bici, orari, dov'era, cioè, veramente, vi giuro. Che succede poi? Dopo una quindicina di minuti che io ho parlato con la polizia, ero nel pallone, la polizia mi fa: sì, ok, se c'è qualcosa ti richiamiamo, vai tranquilla. Io, cioè, nel panico, mia mamma: mamma, cosa devo fare, aiuto? Non avevo il numero di tua mamma, tra l'altro, meglio così, perché altrimenti avrei mandato nel panico anche lei, meglio così. E che succede alla fine? Dopo una quindicina di minuti, niente, lui suona alla porta, trin, eccomi. E io, e lui: ciao. E io: ti rendi conto che sono passate 5 ore e mezza, 5 ore e tre quarti, quasi 6 ore da quando mi hai detto arrivo tra poco? Praticamente cosa è successo? Dovete sapere, Neil è così, lui è nel suo mondo, perché tutti i pesci sono un po' così, tu quelli è il segno dei pesci secondo me. Comunque lui è nel suo mondo, in bici, in estate, a caldo stava bene. Si sta bene. Lui passa per un campo di basket e dice: oh, guarda un campo di basket, oh guarda c'è gente che ha il pallone da basket, lui non ci aveva, ok vado a giocare, e si dimentica completamente che io ero a casa ad aspettarlo, e gioca per ore e ore, cioè proprio easy, cioè io non esistevo, capito? Avete capito perché ci siamo mollati? Perché mi faceva sempre ste cose e mi veniva un'ansia, cioè io ero costantemente nell'ansia, quindi no, boh. Adesso diciamo che ho capito che tu sei fatto così, però quella volta mi sono veramente spaventata tantissimo, e invece lui era semplicemente: tu giocavi a basket, tranquillo,
a caldo. Ho capito che tu devi proprio precisare che l'estate. Guarda che io mi preoccupo anche a luglio, cioè non è che a luglio non mi preoccupo. Perché qui in Olanda è una rarità, cioè trovare un giorno di sole. Ho capito, però quanto ti costa? Immaginare che devo, cioè. Certo, un istinto olandese quasi, stai fuori all'aperto. Sì, ma il tuo problema, smettila di confondermi con tutte queste parole. Il tuo problema, il fatto è che quanto ti costava mandarmi un messaggio rapido e dire vado a giocare a basket, torno più tardi? Non è che ci volesse tanto. E queste erano le litigate nostre. Probabilmente le partite erano molto intense e non riuscivo così. Non lo metto in dubbio, ma prima di iniziare a giocare, vabbè. Ma noi uomini possiamo fare vattene via che mi devo truccare. Va bene, vado, ciao. Ciao. Torniamo al nostro make up che altrimenti non usciamo più. Matita sopracciglia, sono tornata ad utilizzare quella di Diego Della Palma, la matita sopracciglia alta precisione resistente all'acqua in colorazione 11. È un pochino più chiara rispetto a quelle di Benefit che utilizzavo, ma mi piace perché all'inizio del sopracciglio, secondo me in questa zona, devo applicare un colore un pochino più chiaro e poi vado a renderlo un po' più scuro verso da metà in poi. E per la parte finale del sopracciglio applico la Brow Styler, questa è scuretta, colorazione 3.5. Smettila, Nil mi sta disconcentrando. Allora, mascara applico Lancome, questo è il Lash Idol, mi sta piacendo un sacco questo mascara. Trovato per caso nel calendario dell'avvento di Lancome. Ragazzi, vedete un po' voi la differenza? Mascara e senza mascara? Per me è pazzesco. Comunque se sentite un rumore strano di sottofondo è l'asciugatrice. Tra l'altro volevo solo farvi un piccolo update perché vi avevo detto nell'altro vlog che la mia lavastoviglie non funzionava più. E mi avete dato un sacco di consigli, ho provato tutti i consigli, ho provato tutti gli accorgimenti, ho controllato tutto quello che mi avete detto di controllare e alla fine ho dovuto chiamare il tecnico che ha constatato che c'erano 3 pezzi praticamente rotti e cambiarli tutti e 3 sarebbe stato un costo altissimo, cioè non avrebbe avuto senso. E quindi la padrona di casa, perché io appunto qua sono in affitto, ha comprato una nuova lavastoviglie. Quindi alla fine sono contenta perché ho una lavastoviglie nuova di zecca e di una marca migliore. Quindi insomma non dovrebbe più succedere assolutamente nulla. Voglio ringraziarvi però veramente per i consigli che mi avete dato, perché quando poi ho chiamato il tecnico ero sicura che non ci fosse niente da fare, perché ho provato veramente, mi avete dato un sacco di consigli e li ho provati tutti. Quindi quando è venuto il tecnico io già praticamente sapevo che sospettavo che sarebbe stata da sostituire. Rossetto applico questo che è di Diego Della Palma, è il Dance Dreamer Lipstick colorazione Nude Rose 266. Ho ancora le labbra secchissime, quindi devo applicare per forza rossetti idratanti, perché se metto solo la matita sono troppo secche. E questo è il risultato del trucco di oggi. Anzi, ultima cosina che stavo quasi dimenticando, applico l'illuminante, questo è Cookie di Benefit, sempre un pochino qui all'interno dell'occhio, sotto il sopracciglio e poi un pochino sul naso. Voilà! E make up completo, che cosa ne dite? Con queste luci sparaflesciate sembro bianchissima, ma devo dire che ho un po' abbandonato l'autoabbronzante ultimamente, quindi forse per questo. Niente ragazzi, pronti? Let's go! Che c'è? Guardo niente? Silenzio, eh? Sa silenzio, perché sa che lo stai per prendere in braccio. Sì, bacini. Bacini. Vedi che quando lo prendi in braccio non si lamenta più? Ti piacciono le coccole, eh? Ma guardalo, immobile sta, come un bimbo. Eh?
Poche persone a questo mondo possono dare tutti questi bacini a gatto Denver. Oh no, basta, non c'ho più tempo, non c'ho più tempo, ho fame. Non voglio i bacini, voglio la pappa. Neil mi ha detto che Denver è ingrassato. È ciccione. E mi sono beccata la sgridata. Io adesso lo chiamo Ciccio Bello. Sì, è vero. Ciccio Bello. Sì, Neil mi ha sgridato perché i gatti sono troppo grassi. Mangiano troppo. Lo so, Neil, ma cosa devo fare? Sentilo. Sì, ma non è che se lui piange gli devi dare da mangiare, Ma sentilo, lui ha fame. Ma bacini. No, ma lui bacini. Vuole la pappa. Oh. Questo voleva dire salvami. Mio, questa pancia, questa cicetta, E poi hai le zampe come un pollo. Non sei nostro ciccione. Sì, però adesso dammi la pappa. Niente proprio. Dieta. Mi guarda tipo salvami mammina. Bacini e dieta, no. Topino. Adesso se ne va. Ecco, basta, lasciami. Ancora? No, di nuovo. Povero Denver. Poi noi che dobbiamo sentirlo ogni volta. Lo so. Ciao. Neil è un paraculo. Non è vero. Neil fa i complimenti strategici quando si deve salvare. Adesso faremo la spremuta d'arancia. Sbrigati perché se viene il tipo ci sgrida. Sì, ma tu potresti essere un po' meno ovvio con quella videocamera. Tipo un ragazzo di 2 metri, come fai a essere meno ovvio? Ma fai vedere quello che sto facendo. Wow, guardate questo processo interessante. L'hanno già visto 1000 volte. Smetti di prendere. Guarda come riesci a premere il Smetti di prendere il wow. Oh, ha fatto anche le unghie oggi, guarda. Non è vero, sono terribili. Ma perché dovevi inquadrarmi le unghie che sai che non le ho fatte? Mi vergogno. Ops. Ascolta, ce l'ha fatta. Non c'è carta, mi dai il fazzoletto? Finiti. Finché non mi fermano posso andare avanti. Non dire quando è che vai via. Ok, per fatta, spremuta fresca. Brava. Okay, grazie, Neil, grazie. È stato molto imbarazzante. Allora, potremmo fare gli hamburger domani. Quali prendo? Hamburger. Carne. Quello è tartar. Questi, normali. Cioè, cosa cambia? La carne più pregiata. Black Angus, forse è meglio prendere quelli. Secondo me quelli sono più buoni. 4 febbraio, ok. Questo uno per me, l'altro. No, li vuoi tutti e due per te? Non so, sì. Ah, ok, scusa. Pensavo uno a testa. Ok, eccoci. Allora, prendiamo anche le sottilette per fare il cheeseburger. Cheddar. Voilà, abbiamo preso anche il pane da hamburger, cheeseburger. Perché non prendi quella birra strana, questa qua? Non so, è birra. Non lo so. Ci serve per fare la carne in realtà, più che altro. Scusa, dov'è quella normale, tipo l'Heineken? Ti prendi l'Heineken? Mi sembra di essere nel 2013, Neil, quando andavamo a fare la spesa assieme. Ho avuto una specie di flashback. Cosa hai preso? Cosa hai preso? Ah, quella con la tequila. Vai, vaschetta di tiramisù. Finalmente, ragazzi, dopo anni che l'aspettavo, hanno fatto il chocomel senza lattosio. Non so se l'ho già provato una volta o no, comunque vabbè, proviamolo. Ma tu bevi questo senza lattosio o ti prendi quello normale?
No, no. Va bene? Mi aggrego a te, dai. Ok. Bevo anch'io. Che bello avere un uomo forzuto che porta tutte le robe pesanti. Oggi facciamo lezioni di olandese. Ok. Cosa vuol dire zout? Facciate così proprio. Zout. Zout. Non è così. Che vuol dire? Sale. Sapore di mare. Neil è andato, ragazzi, l'abbiamo perso. E come ai vecchi tempi ho convinto Neil ad andare a mangiare sushi. Tra l'altro, notare, ci sono ancora tutte le lucine natalizie. Lucine natalizie qua e lucine natalizie là. Il nostro campione lo vedo già un po' provato. Buonasera. Neil, devi andare dal parrucchiere, io te lo giuro, io, no, cioè, io veramente. Eccoci, siamo pronti, adesso ordiniamo dall'iPad. Anzi, parto già io. Ho scoperto che l'ultima volta che ero con Nicole, che si faceva sul biglietto e si dovevi... È vero! Adesso c'è. Siamo già all'iPad. Sì. Allora, io parto con subito due nigiri al salmone. Ne ho aggiunti due? No, uno. Due. E poi andrei sui macchi e prendo come al solito questi tre. Ah, adesso ci sono quattro porzioni per round, non più cinque. Ah, okay. E quanti round? E 8, cioè quanti vuoi in realtà. Ah, sì, cioè okay. All'infinito. Sì, esatto. E e poi molto buoni erano anche questi. Oh, quelli spicy. Poi penso che proverò anche questo. 4, ok, tocca a te, vai. Arrivato il primo piatto, gli edamame immancabili, li ha presi Neil, ma li dividiamo. Arrivate altre cosine, allora Neil ha preso questo roll, che cos'è? Salmone, non lo sai? Cali, occhi, insomma. Ah, ok, California roll, quindi c'è avocado, salmone e non so se anche granchio. Poi i miei machi al salmone e poi abbiamo preso questi, io ho preso quello al salmone e quello all'avocado, ma magari poi prendo anch'io quello all'avocado. Sono tipo dei mini bite. Sono molto buoni. E siamo al secondo round, ragazzi. Stiamo andando molto molto bene. Abbiamo quasi finito gli edamame, non ci hanno portato la ciotolina per buttare, vabbè, ci arrangiamo. E vi faccio vedere quanto è bello questo ristorante. Secondo me è stupendo ed è anche gigantesco, c'è un sacco di posto. È uno dei miei preferiti, devo dire, all you can eat. Ultimo piattino del primo round, scusa, ultimo piattino del primo round, in realtà lo stavamo ancora aspettando. Io ho preso due nigiri al salmone e Neil ha preso questo che è branzino, sì. Penso branzino. Neil ha preso un'altra cosina che mi ha fatto scoprire, questi noodles con il pollo in salsa teriyaki. Infatti adesso li assaggio anch'io perché mi ispirano molto. Come sono? Pollo normale. No. Arrivati altri nigiri al salmone. Neil ha preso anche questi, i boi raviolini. Che cosa c'è dentro? Buh. Mangio. Nel dubbio. Buh. Poi sempre Neil ha preso l'anatra. Sta arrivando tutta roba per te, per me niente, che ho una fame. Vabbè, to. Altra cosina che ho ordinato, le ho sempre chiamate crocchette di patate, invece si chiamano hash browns. Arrivati altri di questi mini bites, adesso ho ripreso il salmone e poi ho preso anche l'avocado. Finalmente qualcosa arriva anche a me. A me niente. Sei sazio già. Gamberetti alla griglia e siamo al quarto round, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo round grazie a me, non so come, ma avevo una fame terribile, sono arrivata io all'ultimo round mentre Nira ha mangiato un sacco di frutta, non lo so. E adesso proprio per finire questo ultimo piattino io ho preso una pallina di gelato alla vaniglia e Neil, che sta così immobile tipo stato di cera da 2 ore, e Neil ha preso una pallina invece al cioccolato. Ed eccoci qua a cercare di scassinare la bici, che però è nostra perché è di Neil, ma non mi sembra che stia andando tanto bene la situazione. Nel frattempo io sto praticamente facendo il palo, così mi è stato detto. Secondo me non è fattibile sta cosa.
Neil, io devo andare a fare il montaggio di questo vlog. Ok, niente. Io non voglio andare in prigione stanotte. Magari ti chiedo di andare via così sto qui da solo. No, dai, non ti lascio qua. No, dai, no. Magari provo. Cioè, poi veramente. Andare. No. Vediamo, dai. No, sto qua, sto qua. No, dai, cioè. Attiriamo troppo l'attenzione, mi sa che mi trovo. Oddio. Ok. Ho le prove. No, ma hai trovato un video in cui. No, è vero. Neil ha trovato un video in cui praticamente stava filmando mentre andava in bici e si vede che la bici è questa. Quindi su questo siamo tranquilli. Infatti, ma non ti preoccupare, tu prova a scassinarla. Poi vedi che se viene la polizia me la vedo io, tranquillo. La preoccupazione negli occhi. E siamo. No. Ma come? Ma come? È già 5 ore qui. È stufo ormai. Forse no. E gatta stellina? E gatta stellina? Le anti bacini. Sì, a lei non gliene frega niente dei bacini. Gatta? Chiacchierone. Chiacchierone. Augusto Gunciotte. Augusto Gunciotte. Gunciotte. Mia family, dovete sapere che io adesso mi metterò al montaggio di questo video mentre qualcuno andrà a dormire. Ok, quindi vi do la buonanotte. Adesso penso che Neil lo rivedrete anche nel prossimo video, perché se riesco lo convinco domani a filmare un altro video assieme. Quindi commentate tutti che volete un altro video con Neil. Grazie. Buonanotte mia family. Tanti baci e come al solito un abbraccio fortissimissimo.